Padlet è un'applicazione gratuita che ci consente di pubblicare contenuti multimediali di vario tipo su una sorta di spazio virtuale. Può essere utile a scuola perché quei contenuti saranno raccolti in un unico spazio. Inoltre l'insegnante può invitare gli studenti affinché collaborino alla sua costruzione. Vediamo come funziona. Dopo esserci collegati al sito, costruisco un nuovo Padlet. Il programma me ne propone uno con un titolo, un sottotitolo e uno sfondo, tutto abbastanza improbabile, per cui lo cambio perché può essere modificato. Lo chiamerò prova, eliminerò questo sottotitolo che non mi piace, ma anche lo sfondo può essere modificato, può essere cambiato. Questi sono quelli della galleria fornita dal programma, oppure ne posso caricare uno io. Inserirò questo semplice, salverò le modifiche e chiudo questa sezione. A questo punto, in questo spazio, con un semplice doppio clic, io creo i miei post-it. Qui posso inserire un titolo, per esempio, e posso caricare quello che voglio, per esempio un link internet oppure un file di un qualcosa presente nel mio computer. In questo caso ho intenzione di caricare un'immagine nell'archivio. Tra quelle presenti nell'archivio del mio computer, questa immagine dopo qualche secondo apparirà. E questa è il primo post-it che inserisco nel mio muro virtuale. Può essere modificato ulteriormente perché posso inserire appunto altri elementi scritti oppure posso anche cambiare l'immagine. Se noi guardiamo un esempio di Padlet già costruito, per esempio questo, si può vedere che, sempre tornando alla modifica, possibilità di modificarlo, possono essere organizzati i vari, chiamiamoli, post-it in modo diverso. Per esempio, in questo caso sono liberi, quindi possono essere anche spostati, ma li posso anche organizzare sotto forma di griglia, oppure in serie, cioè uno sotto l'altro. Annullo queste modifiche, chiudo questa sezione. In quest'altra parte, in quest'altra sezione, ho tutti quegli elementi classici che sono presenti in programmi di questo tipo. Per esempio la possibilità di invitare persone, di condividerlo e incorporarlo nei propri blog o nei propri siti, esportarlo, stamparlo e così via. Questo è tutto, arrivederci.